1.300 partecipanti provenienti da tutto il mondo, 52 tavoli di lavoro, esperienze culturali a confronto nel primo congresso mondiale dei formatori e delle formatrici alla vita consacrata che si è svolto a Roma con l'obiettivo di conoscere e affrontare le tante sfide poste dal tempo e da una società in continuo mutamento, spesso segnata da difficile convivenza tra i popoli, sopraffazione sui più deboli, disuguaglianze. Recuperare l'identità per i consacrati di oggi è fondamentale per proporre un modello concreto di comunità e fratellanza ed educare i giovani che avvertono la vocazione alla libertà e alla responsabilità. Per questo, dice padre Amedeo Cencini, consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, è necessario formarsi alla scuola del Vangelo, imparare da Gesù senza dimenticare che ci si forma per operare e che il terreno più fertile di formazione è la vita quotidiana. Se l'obiettivo è appunto quello di formare la sensibilità del figlio, è evidente che è la vita che forma, e dunque la vita con tutte le sue vicissitudini e intemperie, la vita con la sua realtà quotidiana, la vita fatta appunto di quelli che sono i rapporti abituali e le frequentazioni più abituali del consacrato, quali appunto sono i poveri e le realtà delle periferie dell'esistenza. Compito del formatore è dialogare con i giovani, ascoltare i loro dubbi, aiutarli a discernere la realtà, ma anche quello di prepararli alla missione che in alcuni contesti odierni come il Medio Oriente, l'Ucraina, l'Africa, vuol dire renderli pronti ad offrire la vita sino alla fine. Suor Niclas Pezzati, sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata. Il Cristo che dà la vita sulla croce per noi è un passaggio obbligato. Ecco, questo mistero, che è esercizio senz'altro, ma è soprattutto dono di grazia, viene vissuto dai consacrati. Con che cosa? Con una fraternità, una solidarietà, un'oblatività fino al sangue tra i fratelli e tra le sorelle. In altri contesti il compito del formatore è ancora più complesso, come spiega Rita Refalo, maltese, membro dell'Istituto Secolare delle Oblate Apostoliche, che da 15 anni vive la missionarietà in Lettonia, terra che ha conosciuto per 50 anni il comunismo. Noi dobbiamo comprendere che l'Europa di prima non comprende completamente, perché purtroppo il sistema sovietico ha tolto la dignità della persona. E la nostra missione è di aiutare ogni persona, perciò ogni lettone, a riscoprire la propria dignità, a riscoprire la verità, la libertà vera di dentro. Alle suore e ai religiosi di tutto il mondo che hanno il compito di formare i giovani è arrivato anche l'incoraggiamento di Papa Francesco, che a loro ha chiesto di non essere solo maestri ma testimoni, perché senza testimonianza coerente, ha detto Bergoglio, non ci saranno vocazioni. Voi non siete solo amici e compagni di vita consacrata di coloro che vi sono affidati, ma veri padri, vere madri, madri capaci di chiedere e di dare loro il massimo. Generare una vita, partorire una vita religiosa. E non è vero che i giovani di oggi siano mediocri e non generosi, ma hanno bisogno di sperimentare che si è più beati nel dare che nel ricevere, che c'è grande libertà in una vita obbediente, grande fecondità in un cuore vergine, grande ricchezza nel non possedere nulla.